Buonasera a tutti, sono Martino Troncatti, presidente dell'ACLI di Lombardia. Intanto, questo è un messaggio di augurio che voglio rivolgere agli aclisti e l'acliste attraverso di loro a tutti gli uomini di buona volontà, come avrebbe detto Giovanni XXIII in apertura del concilio, perché si possa passare un Natale sereno. Quest'anno, dopo l'interruzione dolorosissima dell'anno scorso, insieme a livello familiare, amicale, per ritrovare quegli affetti di relazione, e di affetto e di amicizia che ci sono mancati in questi 18 mesi. Credo che occorre anche trovare momenti di gentilezza, di sorriso, trovare dei momenti in cui si riprende a ridere, a scherzare, a riflettere, a pregare, in modo tale che davvero, come ha detto Monsignor Delpini in occasione del messaggio alla città in Sant'Ambrogio, diventiamo anche artigiani del bene comune all'interno delle nostre comunità familiari e delle nostre comunità territoriali. In tutti i circoli mi auguro che ci sia un momento in cui si possa festeggiare insieme le festività del Natale e festeggiare il nuovo anno che spazzi via il 2022, tutte le situazioni di difficoltà che si sono create, dall'isolamento, dalla solitudine, dalle difficoltà di lavoro, dalla gestione dei bambini che sono dovuti stare a casa, prevalentemente in carico alle donne. E quindi in qualche modo si possa riprendere non una vita uguale a quella di prima, una vita che capitalizzi il meglio di quello che siamo riusciti a fare in questo periodo e costruisca anche qualcosa di nuovo. E quindi credo che anche questo sia un'altra cosa che posso e voglio cercare di augurare a tutti. Dobbiamo riprendere gioia, felicità, fratellanza e accogliere il Signore che viene. Auguri ancora di buon Natale e di un anno davvero nuovo per il 2022.